Gli unboxing, quelli ficcanti. Gli unboxing, quelli ficcanti. Gli unboxing, quelli. Deve arrivare anche a me, Assu. Eh sì, cari amici. E come mai a me non è arrivato? Questa solita storia. 2,8 kg. Quando abbiamo le cose che arrivano doppie, non si sa perché. A me arrivano e a lei no. Poi io riesco a. Però questa cosa non funzionava la stessa cosa quando era su Show Z. Lei non si preoccupa. Qui lei deve sempre ringraziare Show Z. Assolutamente sì, grazie Megan. Piccante. Piccante, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Perché... magari non l'ho ancora ordinato, mi sono dimenticato, che se ne so. Ah, ma. È andato? No, non è ancora andato. Ma lei questo qui l'ha ordinato, non ci penso neanche. Solo che in questo momento lei non è lì, non è presente. No, e sto cercando. Si autoinquadri perché merita. Faccia la faccia di quello che non ha capito un cazzo. Dai, non è possibile. Mi scusi. Qui lei mi casca proprio. Dal tombino. Sei del metallo? Assolutamente sì. Assolutamente. C'è del metallo. Ah ragazzi, scusatemi, mi dimenticavo, siete sul canale di Asso Toys. Allora, sa che devo sempre... Qualcuno che è all'ascolto, che magari ha delle competenze neuropsichiatriche, sa dirmi questo accanimento sì, che ha su queste cose qui, di cosa può trattarsi? Se lo scriva qui sotto nei commenti, così magari ci illustra. Accanimento, ecco qua. No, comunque lei che mi perde questi colpi qui non è da lei, non è da lei. Cos'è che avrò comprato? Cos'è che avrò preso? Io adesso ormai non sono lì con la testa. Non guardi. Voglio guardarmelo io. No, non è mica quello. Quello. Cari amici. Ma porca la miseria, ma ragazzi, poteva mancarmi questo? Eh no, guardate qua che spettacolo. Effettivamente l'ho ordinato, mi sembra buono. L'ha ordinato? Devo andare a controllare. Io gliel'avevo chiesto, gliel'ho anche detto, guarda che è uscito, certo, l'ha preso. Oh, che bello. Riflette o si vede? Si vede. Allora, sì. Già dalla scatola così mi fa impazzire perché è tutto traslucida, manda dei riflessi, dei bagliori. Aspetta, rimbraccio. Io sono come la gazza ladra che si fa attirare dal gloss. E questo qui dovrebbe essere abbastanza glossato. Vediamo. Ricordiamo che lei, ecco, sì, non è stato pago, no, di un combiner sui Dinobot che già possiede. Come non sono stato pago? Nel senso che si è prodotto anche qui non, sì, appena l'ho visto. Ma è quello che io la prendo sempre per in giro, perché non me lo fa mai, non lo porta mai da recensire. E allora mi sa che non lo faremo neanche mai. No, sai cosa che ho è pensato? Il famoso Shuraki della G-Creation. Esatto. Ecco. Sai cosa penso? Visto che quando lo faremo, forse non ne avrò troppe anche di... Guardate che bello, guardate il costruzione. Bello, questo in realtà... Allora. È un primo pezzo della Kang Toys, sì, dei Dinobot, sì, combinabili. Ecco, bravo, lo dica. Ma cosa è questo? Che però ha suscitato... Del capodanno cinese. Sì. Ha fatto da freno su molti soggetti che quando hanno visto soprattutto la sua forma Dino, sì, ha detto, sarà, sì, perché gli scompensava rispetto alla forma Dino tipica G1? L'hanno un po' criticato, sì, in e anche effettivamente sono rimasto un attimo freddino rispetto ad altre, rispetto ai primi Kang Toys, no, rispetto alla forma dinobotica che anche io mi aspettavo, cioè in dinosauro. Okay, però io apro, detto apro, che apro, il dinosauro dà aspettative, da tutte da verificare, il robot e l'eventuale combinato, addirittura vedi, ma questo è un fumetto? No, c'è solo. Il robot a livello di estetica, come fa a lasciarti freddino? No, cioè, adesso lo vedremo. A me piace visto così. Qui c'è tutta la trasformazione, incasinatissima. Tra l'altro questo è un ensemble di colori che a me eccita persino molto di più. Sì, anche a me. Del Predaking, cioè anche il dorato, argentato e rosso è... Questa è una zampa, no? Questa è una zampa, sì, sì. Ma ci faccia vedere Real. Ah, guardi, qui presentano il vecchio. Il vecchio. O forse il nuovo Mini. Ah, il nuovo Mini, no, forse. Non lo so dei due qual è. No, senti. Faccia vedere. No, da livello di dettaglio direi che... Sa che il Mini forse lo sta facendo lo straccione. Bravo straccione, bravo. Bravo. Allora, andiamo avanti. Appoggiamo qua. Lei mi ha stupito però che io l'abbia superata. Chi lo sa, magari... Allora, questo...
Questo è un, non so, un con, vedi che c'è la grafica 3D. Cosa fa? Bussa? Entra? Sì, è una plastica. No, si apre di qua. Non lo apro, lascio. Vabbè, allora, arriviamo a lui. Oh, c'è il robot qua. Attenzione, battaglione. Allora, sotto c'è... Aspetta. Intanto sotto vediamo... Il backpack che lei eccita. Urca miseria, sì. Molto. Allora, va estratto con delicatezza perché è incastonato. È proprio incastonato come una pietra preziosa. Sì, sì, infatti le pietre preziose tipicamente lo mettono nella plastica. Sì, bello. Ma guardate i dettagli. Eh beh, Camp Toys. Anzi, li rimetto un po' sotto la luce qua che... Scusi? Guarda un po' che spettacolo. Certo, certo, certo. Lo giro di qua ed è... Sì, di qua è meno dettagliato, è più... Perché poi si ingloba, si compone. Allora, e qui abbiamo lui, il pezzo forte. Guarda che spadone. Ma che bestia. Sì. Pesa? Era 2,8 kg in scatola. Pesa. Pesa tantissimo. E voilà! Vabbè, due spade c'era. Due, guarda questa come... Che poi uguale. È speculare? No, è più piccola. Ah sì, hai ragione. Adesso, va bene che... Vabbè, va bene che non ho gli occhiali. I giochi di prospettive... Mi sembrava uguale. Eccolo. No, guardate che roba. Aia. Anche plastiche traslucide. Aia. Cosa c'è qui? Cosa fa? Ah no, questo si è un po'... Si è disallineato per farci stare tutto. Madonna. Tiri. È il mio primo Kang Toys. Sa che io quanto gliel'ho invidiato il suo. Il seralone, sì. Urca miseria. No, che spettacolo. Che figo. Facci sentire il peso. C'è. Non è enorme, ma c'è. No, c'è. C'è, aspetti un attimo. Sarà 6. Sì, secondo me 5,50. Forse un po' di più. Anzi, 700. 700 grammi. E senza backpack. Senza aria, è leggerino, il backpack è leggero. Però 50-80 grammi gli aggiungerà. Guarda, glielo mettiamo subito. C'è un aggancio da mettere. Che gli dà ovviamente un aspetto super imperiale. Che naturalmente imperiale. Non sono capace di infilare. Vabbè, adesso lo appoggio così. Andiamo a 780, ragazzi. No, bello. Ed è uno degli esponenti, bello. Non il top, non il boss. No. Ha visto qui le traslucenze che sono un'ottima scelta, secondo me. Sì, ottima. La giusta scelta di colorazione metallica per argento e oro. Sì, poi la parte, guardi qui che è gunmetal o nero lucido, sì. bello. Sì. Bello. Cioè, sai che questi oggetti qui della Kang Toys sono veramente... Cioè, gli altri erano un po' troppo rossi, un po' troppo cartuneschi, non so come dire. Il Predaking. Invece questo mi rimane più... Sembra più incazzato, almeno... Incazzato non lo so, ma sicuramente i colori sono più nobili. È più nobile. Sicuramente composto nei 5-6 elementi che lo comporranno sarà molto, anche questo, molto... incasinato, cioè, perché ha molte sfumature, molti cambiamenti di colore. Vabbè, di ma noi non abbiamo preoccupazione perché non siamo i vecchiardi che hanno la retina impastata. Guardate anche, spettacolo! Spettacolo! Faccia vedere il spettacolo! E io adesso sto godendo ancora di più. Perché sono arrivato prima di lei, non so che soddisfazione, ma sapete, cari amici, per me è una soddisfazione clamorosa. Ah, io sono soddisfatto. Lei che è il mago, l'esperto dei combiner, lei è il non plus ultra dei combiner, venire scavalcato così dall'ultimo pizza che ha preso, il primo così per caso. No, ma può darsi che si tratti di un ottimo reminder per dire, Viper, non se l'hai ricordato, devi andare a ordinare anche lei, sennò... No, vada, perché questo rischia di andare, di finire a rubo, Spiro, glielo dico. Adesso vado. Vada. No, perché se non se lo fa... Secondo me non è da farsi scappare questo oggetto qui, Certo che no. Scusate, questo è... Asso Toys Approved. Ah, non l'ho detto, siamo sul canale di Asso Toys. O l'ho detto prima, non mi ricordo. È una vecchiaia. Vabbè, la vecchiaia. Scusatemi, perdonatemi, ma sono completamente... Vecchio. In brodo di giuggiole. Ma per me è che figa sta parte dietro, sto backpack così.
cioè mi esalto, non so perché mi sto esaltando, cari amici, io... Perdonatemi, volevo vedere se riuscivo a infilarlo senza romperlo. Io le darò... Ecco, l'ho infilato. Le darò delle missioni, lo sa. Tipo? Tipo che adesso... Guarda, che lo sto già... Oltre a posarlo, prepararlo subito per una prossima futura recensione... Allora, aspetti, devo questo e il suo amico Baldios me li deve... Baldios mi fa paura. Allora, secondo me... Ah no, deve andare più giù, vede, dalle foto qua, perché così in alto è brutto, deve andare un po' più... Sì, no, ma guarda che comunque andrà scendere... meglio giù, ma anche così non sì. è che gli stia male, comunque. Vabbè, comunque forse devo infilarlo. Ma lo faremo vedere a brevissimo in una recensione, visto che è arrivato adesso andremo velocissimi qua a fare. Guardate anche qua dietro, a parte, vabbè, qui che dopo si deve chiudere, però guardate che bello. Beh. Tutte le parti metalliche delle giunture sono belle, traslucide, glossate come piace a me. No, tanta roba, io sono entusiastico. Quindi ringraziamo allora, Sciosetta. Ecco, diciamo... questo qui ragazzi è Sciosetta e come prezzo viaggiamo intorno ai... Non lo so, 150 euro può darsi? Mi sembra, o dollari. Mi sembra più o meno. Più o meno siamo su quella cifra. Saranno 6 componenti, temo, o forse 7? Addirittura 7? 6 sicuri. 1, 2, 3, 4, 5 e il backpack dietro 6 con le ali. Perché avrà anche le ali, ma se il buongiorno si vede dal mattino, oggi, io cari amici, non andrò più a dormire. Non andrò più a dormire. Perché... Soprattutto però, che lei ci vada o non ci vada... Allora, però devo dirla tutta. C'è una cosa che mi fa incazzare della Cantois, che per completare quell'altro ci abbiamo messo 3 anni. Io qui, se adesso non cominciano a sciorinarmene, a sfornarmene uno al mese... Prendo su e per la prima volta andrò oltre i miei 45 km, entrò direttamente in azienda a vedere come mai non mi consegna. Ma c'è un duo. Come mai non mi consegna? Bello, no, entusiasta. Questo veramente è una roba. È una fotonico, domanda che invece fotonico. Ci poniamo. Fotonico. Leggermente spostandoci anche qui sulla destra un attimino. Sai, quando sarà tutto combinato, caro Alzi? Dove lo mettiamo? Al posto di questo qua sotto. Sì, ecco, là sotto, sì. No, io qua dentro. Ci saranno vetrine nuove. No, ma lo teniamo qua dietro e poi davanti. Ma non davanti ci sta, per me dovremmo farlo fuori che non ci sta non neanche. Ci sta, non ci sta. Entra! Ecco, bravo, lei è rimasto... Non può entrare! No, questo non può entrare, no. Va bene, allora, lei asso comunque che lei vada a dormire pure no, l'importante è non mi muoio, Guardi, io stavolta morirei felice. Saluto. Arrivederci. Bello, bello, bello.